Buonasera, buonasera a tutti, finalmente ci siamo con la primissima puntata di In Salute, finalmente siamo giunti all'inizio di questa primissima puntata. Prima ci presentiamo, io mi chiamo Tommaso. E io sono Michele, dopo 2 settimane di attesa ci conosciamo. Potrete conoscere oggi di cosa tratta questo programma e soprattutto le programmazioni che ci saranno a venire. Prima di tutto, Tommy, io direi di ringraziare Fano TV assolutamente per l'opportunità di educare le persone in un'argomentazione così ampia e così diffusa. Quindi, Tommy, vuoi spiegare un po' tu che cos'è In Salute, come si svolgerà questa puntata? Assolutamente sì, Miki. Allora, innanzitutto, visto che siamo in tematica di ringraziamenti, ci riterei a ringraziare lo sponsor di questa prima puntata di questo nuovo format televisivo, che è Estetica Cinzia, una nostra carissima amica fanese che nel suo centro estetico ha deciso di finanziare, di sponsorizzare la nostra puntata. Al termine della nostra puntata di In Salute, vi ricordiamo che avremo il nostro quizzone inerente alla tematica di cui parleremo oggi, ok? La prima persona che col suo smartphone, iniziate, infatti se vedete qui in basso abbiamo il nostro numero in sovrimpressione, iniziate già da scriverci le vostre problematiche, i vostri quesiti e tutto quello che vi interessa, di cui vi interesserebbe parlare nel corso delle puntate. Noi cercheremo di risolvere i vostri problemi, cercheremo di rispondere alle vostre domande, e chi vincerà, Miki, il quiz, quindi il primo che risponderà correttamente al domandone finale, vincerà, oltre che una consulenza gratuita con noi qui del programma, vincerà anche il 20% di sconto su un trattamento da Estetica Cinzia. Quindi torniamo a noi, il nostro programma In Salute, diciamo che nasce dalla grande esigenza che io e Michele, no, abbiamo avuto negli anni. Infatti abbiamo ormai una carriera decennale nel territorio sulla popolazione in tematica di salute. Abbiamo bisogno, la necessità di divulgare un pochettino di cultura del benessere e della salute a tutti in maniera gratuita. Infatti in ogni puntata si tratterà un'argomentazione specifica, ci avvaleremo anche di altri professionisti oltre a noi, sempre per dare una maggiore professionalità, la maggiore professionalità possibile, e questo permetterà anche a voi un'interazione. Infatti, per chi vorrà, come ha detto Tommy, in ogni puntata, a seconda della tematica, potrete interagire direttamente con noi. Quindi la puntata di oggi si svolge in questo modo. Vi sveliamo subito l'argomentazione, so che già molti lo sanno. Oggi parliamo di mal di schiena, quindi se avete già delle domande che ci volete porre, noi risponderemo in seguito a questi quesiti. Parleremo di mal di schiena, poi ci sarà il quiz e potrete vincere sia la valutazione direttamente con noi, ma in più abbiamo preparato per tutti un regalo. Infatti in ogni puntata ci sarà un regalo. Questo regalo che cos'è? È una guida. Questa routine abbiamo preparato, desk routine, una guida da fare per il mal di schiena per chi lavora seduto. Quindi al termine, per chi vorrà, basterà scriverci al numero e potrete riceverla direttamente e metterla subito in pratica. Quindi oggi, Tommy, parliamo di mal di schiena, abbiamo detto. Assolutamente, oggi svilupperemo quindi il grande tema della lombalgia, della sciatalgia, della lombosciatalgia, diciamo più conosciuta come sciatica, ok? Nel nostro settore viene chiamato appunto mal di schiena, quella problematica che interessa il tratto lombare, quindi la bassa schiena, quella che a tutti fondamentalmente fa male, no, Miki? Diciamo che è una cosa molto molto comune, quindi se state guardando questo programma molto probabilmente ne avete sofferto. Questo perché? Perché l'80% delle persone al mondo ha sofferto almeno una volta nella vita di mal di schiena. Come si definisce questo mal di schiena, che in tecnico sarebbe lombalgia? È un dolore che viene riportato nella bassa schiena, quindi nella zona centrale della schiena. E da cosa dipende generalmente? C'è molta disinformazione ed informazione, quindi noi oggi cercheremo di sviscerare tutto, vi diremo quelli che sono gli errori e quelli che sono i falsi miti. Partiamo subito con darvi qualche dato. Nel giorno d'oggi l'80% delle persone adulte hanno avuto mal di schiena, quindi 80 su 100, e le cause sono molteplici. Infatti per un 80% dei casi troviamo un fattore non specifico ma aspecifico, quindi una condizione multifattoriale. Cosa vuol dire? Che il mal di schiena può essere dato da tante cose, dalla postura errata prolungata nel tempo, no? Quante persone conosciamo che lavorano magari stando sedute per ore e ore e ore, oppure fanno lavori più fisici e quindi
diciamo, si, come si dice, no? Si spaccano la schiena, col duro lavoro manuale, no? Ancora altre cose possono essere, per esempio, la sedentarietà, quindi la mancanza di movimento è una delle primissime cause di mal di schiena, perché la sedentarietà cosa porta? A ipotonia, quindi una mancanza di tono muscolare, che poi con Tommy andremo ad approfondire in maniera più selettiva. Ancora altri fattori possono essere il sovrappeso, l'obesità, ancora fattori ambientali, fattori psicologici. Quindi, come potete capire, nell'80% dei casi non esiste un trauma, non c'è un trauma che porta a questo mal di schiena, ma è la concomitanza di varie situazioni. E questo per noi è una cosa molto importante da sapere, mentre per un solo 20% si hanno patologie del rachide, quindi patologie della schiena, che possono essere la discopatia che porta poi alla famosa sciatica eventualmente. Quindi questo è il quadro generale. Una cosa positiva, poi ti lascio di nuovo la parola, che dovete sapere, il decorso è positivo. Cosa vuol dire? Che quando abbiamo mal di schiena, chi ne ha sofferto sicuramente lo sa, nel 90% dei casi, quindi una condizione molto alta, nelle prime 6 settimane il decorso è positivo, quindi si risolve questa situazione. Nell'80% dei casi si risolve in 3 settimane, nel 35% in 2 settimane, diamo un po' di numeri, e solo un 8% va incontro a cronicizzazione, quindi ce l'ha per lungo tempo. Assolutamente, direi di partire per gradi, Michi. No? Sì, intanto andiamo... io vorrei dirti piacevolmente che il mio telefono ha già iniziato a suonare. Addirittura. Quindi stanno arrivando già dei bellissimi messaggi, dopo avremo modo di iniziare a leggerne qualcuno. Però noi a scaletta abbiamo preparato un iter da seguire per parlarvi di questa problematica del mal di schiena, e adesso cercheremo di illustrarvi i 3 errori comuni del mal di schiena da non commettere, e adesso cercheremo un attimo di illustrarveli, giusto Michi, insieme al tuo aiuto, cercheremo di capire quali sono questi 3 errori comuni da non commettere. Assolutamente sì, vediamo se parte subito la slide, esatto, ci aiuteremo per l'appunto con delle slide. Vediamo subito il primo errore da non commettere, è sedentarietà e mancanza di movimento. Come abbiamo detto precedentemente, c'è un forte terrorismo nel muoversi quando si ha mal di schiena. Innanzitutto lo possiamo dividere, mal di schiena, in la lombalgia, in 2 fasi. La prima fase acuta, ovvero quando magari c'è un trauma, quando c'è un qualcosa che sentiamo subito il dolore, magari perché abbiamo alzato un peso da terra che ci ha portato subito dolore, l'abbiamo sentito. Allora, nei primi giorni è sconsigliato fare esercizio fisico, ma immediatamente dopo è una condizione molto importante per far sì che non ci siano recidive, soprattutto che il corpo post dolore sia pronto e sia forte e sia in salute. Quindi non abbiate paura di muoversi. Ovviamente bisogna muoversi nella maniera più corretta possibile, ma non bisogna avere questo terrorismo. Quindi il movimento è terapia, quindi l'esercizio terapeutico è l'unica condizione per far sì, come vedremo successivamente, che il nostro corpo sia in salute. Andiamo con il numero 2. Prego, facciamo uno per uno, così sì, interagiamo alla grande. Così ci siamo. I farmaci non sono la cura. Ecco, chiaramente a volte è inevitabile avvalersi del farmaco, quindi aiutarsi anche con antidolorifici o antinfiammatori, quindi a volte ben venga l'utilizzo del farmaco, però non deve essere un abuso e non dobbiamo attaccarci solamente al farmaco per risolvere il problema. Quindi cercare sempre l'aiuto di un professionista del settore e cercare anche sempre il parere medico per cercare di risolvere nella maniera più performante, nella maniera migliore, anche avvalendosi di un rinforzo muscolare. E nel corso della puntata vedremo anche quali sono gli esercizi utili, a volte quali sono i trattamenti più opportuni per risolvere il problema del mal di schiena, ma cerchiamo veramente di non abusare mai del farmaco in generale, a qualsiasi sia la problematica. Esattamente, anche perché come sappiamo non vanno a
togliere la condizione che ci ha portato il dolore, quindi nella prima fase acuta, se serve, può essere utilizzato, ma oggi abbiamo detto questo perché c'è un abuso di questo utilizzo per qualsiasi cosa, anche perché dopo sì, è molto facile che anche l'effetto venga sempre meno. Quindi sappiamo tutti che è più facile prendere un farmaco piuttosto che mettersi in moto, ma è molto importante per stare in salute muoversi. Quindi andiamo subito con l'errore numero 3, ed è ansia e paura. Come già anticipato precedentemente, molte volte quando sentiamo un dolore è molto facile andare un po' anche giù di testa, no? Come si dice, proprio perché ci reca una condizione di disagio. Ecco, questa cosa è abbastanza normale, ma non dobbiamo aver paura del movimento. Come vedremo anche dopo, il dolore è semplicemente una risposta antinfiammatoria e ogni persona ha la propria percezione del dolore. Quindi vi sarà capitato di vedere persone che hanno una resistenza al dolore molto alta e altre molto meno. È semplicemente dato dal meccanismo di input e di output del dolore. Senza entrare troppo nel dettaglio, il messaggio che vogliamo che passi è quello di non avere paura una volta che magari si ha mal di schiena, ma prenderla in maniera attiva, quindi di petto, come si dice, ed agire, facendosi seguire sempre da un professionista, quindi non avventurandosi magari facendo cose a caso o con falsi miti tramandati nel tempo, quindi noi siamo qui anche per questo, e semplicemente seguite questi tre errori da non commettere. Prima di continuare, Tommy, e quindi di andare sullo step successivo, vi vorrei ricordare di stare molto attenti, perché quello che condividiamo in questo momento con voi potrebbe essere messo nel quiz finale, che dove si vince un 20% da in un servizio di estetica Cinzia. Quindi le slide che abbiamo preparato potrebbero essere degli indizi per il quizzone finale. E non vi abbiamo detto niente, quindi esatto. Cercate sempre di prestare attenzione alle cose che diciamo e alle slide che mandiamo in diretta, piccoli in indizi, la trasmissione, piccoli perché indizi. Potrebbero essere utili per vincere il premio finale. Quindi torniamo a noi e al mal di schiena. Sicuramente una condizione per far sì che il corpo sia in salute, quindi una volta che magari si hanno anche situazioni di lombalgia cronica, quindi che dura più di 3 mesi, che prende veramente tante persone, quindi non c'è stato un trauma ma è insorto gradualmente il dolore e ogni tanto appare ma la durata è più di 3 mesi, c'è una cosa da fare sicuramente, che è quello di rinforzare il nostro tono muscolare. E a proposito di questo, vogliamo farvi vedere anche in maniera proprio precisa quella che è l'anatomia del nostro corpo umano e l'anatomia del core, quindi del nucleo centrale del corpo. E per questo mi avvalgo ovviamente del mio compagno di questa serata, ma anche delle prossime, che è Tommy, e ci facciamo anche aiutare dall'ausilio di un video. Tommy, cosa dici, così spieghiamo un po'? Allora, adesso andiamo un attimino a entrare nel succo del problema e per cercare di capire meglio quello che ci fa male e innanzitutto come è fatto il nostro corpo, ci teniamo di fare un piccolissimo incipit riguardante la parte anatomica. Quindi cercherò, con l'aiuto di un video che sta a breve scorrerà in schermata, ecco, ce l'abbiamo già. Vedete, il nostro corpo è strutturato da un apparato locomotore bello denso e fitto di muscoli e ossa, il rachide lombare fondamentalmente, che è la parte della nostra colonna vertebrale finale, non so se nelle risonanze magnetiche, nei vari referti medici avete mai sentito parlare delle vertebre L1, L2, L4, L5, S1, che sono sempre quelle un pochettino più doloranti. Comunque il rachide lombare, la parte finale della nostra schiena, nelle vicinanze dell'osso sacro, chiaramente quella è la zona in questione, densa appunto di muscolatura che serve appunto per sostenere il nostro corpo, per il carico gravitazionale che chiaramente dobbiamo gestire ogni giorno nel lavoro, nella nostra routine quotidiana. E prima avevamo parlato degli errori comuni, e l'errore più grande che commettiamo è sempre quello di trascurare il tono dei muscoli del nostro corpo. Vedete qui in evidenza nel video abbiamo l'addominale, che non è solo il six pack che vediamo, no? I sei scacchetti che vediamo, no? Gli scacchetti estivi. Qui nel video, in generale anche nei vari fisici degli atleti e del corpo umano, ma è denso anche lui di diverse fasce muscolari. Infatti abbiamo il retto addominale centrale,
centrale, l'addominale trasverso, che è molto più profondo e che diciamo che aiuta il nostro corpo sia nelle fasi di respirazione ma anche appunto nel sostegno del carico e della nostra posizione eretta, senza poi andare a trascurare tutti i vari muscoli, appunto anche delle gambe, perché nessuno pensa mai a curare anche il muscolo della gamba, che ci serve, sulle nostre fondamenta ci servono tantissimo per sostenere la postura e per aiutare la schiena durante la gestione dei carichi. Infatti raccomandiamo anche l'intensificazione del lavoro sul piccolo, medio e grande gluteo e un pochettino anche di mistificazione del muscolo iliopsoas, no amici? Che fondamentalmente viene sempre accusato di essere il muscolo cardine anche di tanti dolori alla schiena, ma in realtà è un pochettino sopravvalutato, no amici? Sì, io quello che farei proprio passare come messaggio, come avete visto, il nostro corpo umano è pieno di muscoli. Quindi una volta che il nostro corpo è forte, i muscoli sono attivi, noi staremo bene. Al di là di anche piccole alterazioni posturali che possono esserci. Quindi avete visto quanti muscoli ci sono, dalla parte più superficiale alla parte più profonda. Ed è ovvio che un rinforzo di questa muscolatura in maniera globale, poi come diceva benissimo Tommy, di tutto il corpo, non può far altro che farci stare in salute. Quindi dopo... visto che si chiama in salute, in salute ci sta a pennello. Quindi proseguiamo e quello che abbiamo preparato per voi sono 10 falsi miti sul mal di schiena, ed è una cosa molto interessante. Quindi andiamo a vedere quelli che sono i falsi miti più comuni. Ne abbiamo raccolti 10, cerchiamo di sviscerarli nella maniera più semplice e rapida possibile per farvi capire un po' di cosa stiamo parlando. Quindi Tommy, ti preparo subito il primo, a lei l'onore. Di cosa si tratta il primo falso mito per quanto riguarda la schiena? Il movimento fa male. Ecco, questo è il primo falso mito di cui vogliamo parlare insieme a voi oggi. Infatti adesso insieme a Miki andremo a sviscerare un pochettino questo argomento, perché il movimento non fa assolutamente male, giusto Miki, per il mal di schiena? Assolutamente no, anzi è l'unica arma, la scienza si è spostata molto in questa direzione negli ultimi anni, che abbiamo per far sì che non ci siano, primo, recidive, quindi nuovi mal di schiena, e soprattutto per prevenire. Quindi è molto importante la prevenzione. L'unica volta in cui è sconsigliato il mal di schiena, l'esercizio fisico, quindi il movimento, è la primissima fase acuta, che può durare 1-5 giorni, dove il corpo attua un processo antinfiammatorio già da sé. Poi è fondamentale nelle due successive fasi, che vanno da 6 a 21 giorni, che sono quelle del rimodellamento, muovere il corpo e riprepararlo alla vita post dolore. Quindi mi sembra che questo sia abbastanza chiaro e già l'abbiamo detto. Mi sta esplodendo il telefono. Facciamo così, a 5 facciamo una domanda. Proseguiamo con... vorrei interromperti un attimo, Miki, perdonami, perché mi stanno arrivando anche chiamate. Purtroppo non riusciamo a rispondere al telefono se ci chiamate con la chiamata normale, tradizionale. Abbiamo bisogno di messaggi. Quindi l'invito è quello di scriverci il vostro messaggio su WhatsApp e mi raccomando, non mandateci neanche i file audio, perché non riusciamo a gestire ovviamente durante la puntata. Quindi fate un pochettino di attenzione a scriverci bene il messaggio, grazie. Ok, proseguiamo con il falso mito numero 2, a lei l'onore. Allora, numero 2, al secondo posto abbiamo posizionato, adesso appena arriva in slide ve lo diciamo, è meglio stare a riposo. Ho il mal di schiena, è meglio che sto a casa, è meglio che non faccio niente finché non mi passa. Questo qui diciamo che è un falso mito che è molto reale, sì, in realtà, diciamo... noi lo sentiamo spesso, tutti i giorni, questo falso mito. Diciamo che il divano è sempre molto comodo in questa cosa, però ovviamente è molto collegato al primo, e diciamo che questa situazione si è capita, avendone parlato già prima, è molto collegato, ma come detto è l'unica cosa che dobbiamo fare, non è stare a riposo, ma fare le cose nella maniera giusta. Quindi possiamo anche proseguire subito con il terzo falso mito. Adesso ci arriva subito. Vediamo in grafica. La grafica. Più dolore sento, maggiore è il danno. Ecco, sappiamo che questa cosa non è assolutamente sempre vera, perché alla base il cardine principale che dobbiamo sapere quando parliamo appunto di qualsiasi problematica, a maggior ragione del mal di schiena, è qual è realmente il problema e da dove deriva, giusto Miki? Assolutamente,
Assolutamente sì, anche perché ogni persona, come dicevamo precedentemente, ha un proprio meccanismo del dolore, quindi c'è sempre un messaggio che arriva al cervello che genera, elabora l'informazione e manda la risposta. Quindi immaginate semplicemente quando succede di prendere con il mignolino nello spigolino, che dolore percepiamo, quindi estremamente alto, ma non vuol dire che il danno effettivamente sia alto. A chiunque penso sia successo questa sgradevole situazione, quindi non è strettamente correlato il dolore che si sente al danno tissutale che si può avere. Proseguiamo con il quarto falso mito, arriva subito in grafica. Il mal di schiena è causato da una cattiva postura. Ecco, sicuramente avere una cattiva postura nella vita non è una cosa che fa benissimo alla nostra salute, però non è sempre vero che il mal di schiena è causato da una cattiva abitudine in termini posturali. Infatti ci sono anche atleti che vincono olimpiadi con scoliosi e altre alterazioni posturali, che siano iperlordosi, ipolordosi, quindi delle alterazioni, diciamo, anatomiche della schiena, ma non per questo vuol dire che si ha dolore. È sempre collegato: più il corpo è forte, più il corpo sta essenzialmente in salute. Quello che riguarda soprattutto la postura è, come consiglio, evitare di mantenere posture prolungate nel tempo, sia che io stia dritto, sia che io stia curvo. Quindi anche per chi fa lavori statici e sedentari, il muoversi il più possibile. Proprio per questo, Tommy, che abbiamo preparato la guida finale, la desk routine, proprio per darvi degli strumenti da poter fare direttamente al lavoro. Proseguiamo. Andiamo col quinto. Con il quinto falso mito. Falso mito che ti mando istantaneamente. Che è un falso mito molto importante, direi. Ho un forte mal di schiena e mi hanno detto che è una cosa grave. A volte, infatti, parlando con le persone sbagliate, anche se non ci si avvale del parere medico, no? A volte si parla, si chiacchiera, in chiacchiere da bar, sento il consiglio dell'amico o di chi si allena insieme a me o con chi viene insieme a me in palestra, a volte ci viene anche fatto un pochino di terrorismo psicologico in termini di mal di schiena e mi hanno detto che magari è una cosa gravissima avere il mal di schiena, quando invece sappiamo che è una cosa abbastanza facile, no? Sul quale incombere. Sì, a livello di puramente statistico, l'1% dei mal di schiena è grave, correlato a fratture, anche a tumori, quindi un 1% ovviamente è grave, ma si parla di una percentuale molto minima. Un 5-10% è riferibile a discopatie, quindi a problematiche del disco intervertebrale che poi possono portare a sciatica, ma come anticipato prima, per ben l'80% dei casi deriva da cause multifattoriali, quindi non ha una causa specifica, quindi questo può tranquillizzarci. Io, Tommy, direi di fare una pausa in questi 5 falsi miti e vediamo se io è direi arrivata di una rispondere domanda. Una domanda. Ma infatti stavo già scorrendo il nostro WhatsApp. Scegliela bene. E mi è piaciuta tantissimo una domanda che ci ha fatto Claudia. Ok, te la leggo. Ho dolore al mattino appena mi sveglio, nel pomeriggio passa e si ripresenta la sera. Cosa può essere? Mal di schiena, no? Ovviamente, a parte le battute, sicuramente dalla sintomatologia, quindi dai sintomi che vengono riferiti, si potrebbe ovviamente, parlandone così, potrebbe, lo strumento, il linguaggio più utile, potrebbe trattarsi di una problematica di lombalgia cronica a livello di comunque una disidratazione del disco. Potrebbe essere normalmente quando ci si sveglia al mattino col mal di schiena, poi più ci si muove meglio si sta e poi ci ripresenta la sera, diciamo che normalmente si tratta di questo. Sono quelle casistiche in cui quando sto a sedere magari per più di 20 minuti inizio a sentire il mal di schiena, quindi si ha movimenti quando mi piego in avanti, provo con dolore, e sicuramente bisogna andare a ridare mobilità al bacino e alla schiena con movimenti in estensione, antiversione, adesso senza entrare troppo nel dettaglio, ma se è una situazione cronica, come penso, quando si ha questi sintomi, sicuramente bisogna andare a lavorare sulla mobilità della schiena
in antiversione, quindi andando a ritrovare un po' il movimento in apertura, diciamo, e sul rinforzo della muscolatura addominale, degli erettori spinali e degli stabilizzatori dell'anca. Diciamo che può essere una risposta. Direi che possiamo ringraziare anche Claudia e speriamo di essere stati utili. Anzi, speriamo che... Io, Michi, approfitto perché mi è arrivato proprio in questo momento un bellissimo messaggio. Mi dispiace tantissimo per la persona che è dall'altra parte dello smartphone, però mi scrive: proprio oggi ho un mal di schiena terribile, sto bene solo stesa, non riesco proprio a camminare. Innanzitutto teniamo a dirci che ci dispiace tantissimo assolutamente per questo problema. Sì, però innanzitutto grazie per i messaggi. E mi scrive in diretta: la ciclette fa male? Adesso cerchiamo di rispondere nel modo migliore. Sicuramente in questo momento siamo in una fase infiammatoria altissima, se facciamo fatica anche a deambulare. Michi, cos'è che possiamo consigliare alla signora? Perché credo che sia una signora. Allora, ovviamente non avendo troppe informazioni, nuovamente come in questo caso, se sei nella primissima fase acuta, come detto precedentemente, è difficile intervenire sia passivamente che attivamente. Quindi nella prima fase puramente infiammatoria. Bisognerebbe avere un po' più di informazioni, ma se bisognerebbe conoscere un po' se c'è stato un movimento sbagliato, come è avvenuta questa situazione. Sicuramente la ciclette in questo momento eviterei, come abbiamo spiegato prima, nella prima fase acuta il movimento è sconsigliato. La prima fase acuta parliamo comunque di 1, 5, massimo 7 giorni. Quindi speriamo di aver dato un piccolo aiuto e sostegno. Vi ricordiamo anche che al termine vi rilasciamo la guida, ma potete contattarci anche per una valutazione gratuita. E visto l'orario, io direi, Tommy, visto che ci siamo, che possiamo andare in pubblicità e possiamo interrompere un pochettino il nostro in salute. Quindi la nostra prima pubblicità. A presto. Rieccoci di nuovo con In Salute, ci siamo assentati per una brevissima pausa, nel mentre approfittiamo subito per ringraziare un pochettino dei telespettatori da casa, perché infatti su Facebook ci scrive Anna Rita che ci ringrazia, lo sto guardando molto volentieri e molto interessante. Ci fa tantissimo piacere ricevere questi messaggi, Anna Rita, grazie infinite. E nello stesso momento dal Fenile ci arriva un bellissimo messaggio, ci fanno i complimenti, ci scrivono siete bravi e simpatici. Oh, dai, simpatici va bene. Dai. Dai, siamo, bravi, per adesso poi, va molto bene. E io direi, Michi, di proseguire con i 10 falsi miti, prima eravamo arrivati a 5 e direi di proseguire con gli ultimi 5 in modo da poter dare tutti i 10 falsi miti da sfatare. Svisceriamo gli ultimi 5, quindi siamo a metà. Oh, numero 6, l'intervento chirurgico è l'unica opzione. Cioè, purtroppo, o a volte anche a livello culturale, siamo convinti che l'unico metodo realmente efficace per risolvere i problemi è ricorrere alla chirurgia e andare sempre sotto i ferri, e noi abbiamo visto per la nostra esperienza e per il nostro percorso di studi che non è sempre così, giusto Michi? Esattamente, anche perché molte volte il post-operatorio è basato sulla mobilità e rinforzo muscolare, che potrebbe essere anticipato facendolo prima e vedendo come va. Ci sono ovviamente delle casistiche in cui per forza l'operazione è indicata, ma avendo visto un po' le percentuali, quindi oggi vi abbiamo dato proprio dei dati statistici, capite da soli che la percentuale è veramente minima. Comunque prima si fa ovviamente una valutazione, poi sarà il medico specialista a consigliare. Però quello che vogliamo farvi passare, come avete ben capito, è che qualora ci fosse un qualsiasi mal di schiena, muoversi è l'unica soluzione che abbiamo a nostra disposizione per risolvere la situazione. Quindi andiamo a proseguiamo con il settimo, se lo trovo, eccolo. È il bello della diretta, no? Assolutamente sì. Grazie dalla regia intanto. Che ci danno ogni tanto qualche aiutino. Però allora, sbaglia anche la regia, come vediamo. Oh, abbiamo il settimo falso mito. Ho due ernie, per questo ho mal di schiena.
E come abbiamo detto anche durante la prima parte della puntata, non sempre problematiche refertate o comunque sia problematiche come possono essere scogliosi o in questo caso le ernie sono verosimilmente la vera causa del mal di schiena, giusto? Esatto, anzi questa forse è la più importante, perlomeno a mio riguardo. Infatti c'è una sorta di terrorismo, quindi quando io ho un'ernia non posso più fare niente, anche se l'ho avuta 10 anni fa. Oggi con l'ausilio, fortunatamente, delle indagini strumentali come l'ecografia, la risonanza e così via, abbiamo dei dispositivi che ci permettono di andare a vedere come sta il nostro corpo, però non ci dicono se effettivamente quella situazione provoca dolore. Per quanto riguarda le ernie oggi e proprio il tratto lombare, purtroppo chiunque oggi faccia una risonanza magnetica troverà protrusioni o erniazioni, magari senza avere alcun dolore. Questo perché? Perché oggi con la vita che facciamo tutti i giorni, o sedentaria o con lavori estremamente fisici, la nostra schiena va incontro ad usura, questo è abbastanza normale. Ma se ho un'ernia magari che è lì da 10 anni, ma anche se è giovane, ma non ho la sintomatologia, quindi sono molto più importanti i sintomi che la fotografia della struttura, perché non ci dice se effettivamente c'è dolore, sono molto più i sintomi. Quindi se non ho una sintomatologia di irradiazione che va dal gluteo alla gamba fino al piede, allora sicuramente dobbiamo fare movimento. Quindi una cosa che va sicuramente migliorata è la comunicazione anche da parte di noi professionisti rispetto alla terminologia medica, proprio perché delle volte si crea questo terrorismo: ah, io mi hanno detto c'ho 2 ernie del 2000 e allora io come autoscusa non mi muovo e magari non posso fare niente. Anche perché sappiate che l'erniazione è semplicemente l'espulsione del nostro nucleo polposo, tra 2 vertebre abbiamo un disco che con forze di taglio può essere lacerato, esce questo nucleo che, se tocca una radice nervosa, ci dà la sintomatologia, se non la tocca no, ma anche una volta che la tocca si retrae e quindi non durerà all'infinito, salvo casi ovviamente più importanti. Quindi non abbiate paura e ovviamente fate delle valutazioni. Proseguiamo con l'ottavo. Ottavo falso mito. Allora, le indagini strumentali trovano sempre il colpevole del mal di schiena. Ecco, infatti ci hanno insegnato che per capire il motivo per cui ho il mal di schiena devo andare a fare una lastra, un RX, una risonanza magnetica o un'ecografia. Ecco, assolutamente anche noi come professionisti e i professionisti che collaborano con noi si avvalgono spessissimo del metodo strumentale, dell'indagine strumentale, per capire quella che potrebbe essere la matrice infiammatoria o il motivo per cui soffro di mal di schiena. Però possiamo dirvi con estrema certezza che non è l'unico modo per capire perché ho mal di schiena e non è sempre infallibile il metodo strumentale. Esatto, anche perché, tornando proprio al collegamento di prima, siamo sempre portati a cercare un colpevole. Quindi siamo sempre lì a cercare, ah, mi fa male questo, allora perché vado a vedere? E non sempre, nella maggior parte dei casi non ce lo dicono. Infatti vedremo schiene che stanno bene dal punto di vista di una fotografia, come può essere una risonanza, ma la persona ha dolore, quindi questo non è spiegabile. E persone che invece hanno schiene che dovrebbero presentare dolore, perché magari hanno protrusioni o erniazioni, che invece stanno benissimo. Ecco perché non è completamente affidabile, è un ottimo strumento, ovviamente va utilizzato, ma negli ultimi 20 anni c'è stato forse un po' un abuso. Proseguiamo ancora. Allora, nono falso mito, siamo quasi giunti al termine dei nostri falsi miti. Allora, trattamenti come farmaci sono necessari per il trattamento del dolore lombare. Cioè, il farmaco è l'unica soluzione per risolvere la mia lombosciatalgia, lombalgia, il mio mal di schiena. Anche qui, come detto prima, possono aiutare in una prima fase acuta. L'importante, il messaggio che diamo, è quello di non avere un abuso. Quindi oggi tantissime persone appena hanno, chiunque in famiglia, sicuramente siete una famiglia di 2, 4, 5 persone, ci sarà almeno la metà di essi che abusano di farmaci appena si ha un piccolo accenno di qualsiasi cosa, che può essere dal mal di testa all'unghia. Quindi il messaggio è:
ovviamente sono strumenti che aiutano, ma non sono la cura. Quindi dobbiamo essere sempre responsabili e prenderci in prima persona questa situazione. Dobbiamo sapere che dobbiamo essere noi a risolverla, cambiando spesso delle abitudini che ci hanno portato all'insorgenza di questa problematica, perché sennò il farmaco non farà assolutamente niente. Ultimo poi promettiamo di rispondere a un po' di domande, poi nel mentre sto cercando di leggerle, così partiamo un pochettino più preparati. Intanto finiamo con l'ultimo falso mito, che peggiorerà con l'età. Il mio mal di schiena, più vado avanti con l'età e più, ahimè, peggiorerà inesorabilmente, portandomi a un inesorabile mal di schiena che vivrà infinito. Con me per sempre, infinito. Anche qua sicuramente con l'avanzare dell'età, che è molto correlato alle abitudini sbagliate che si prolungheranno nel tempo, da un anno a 5 anni, a 10 anni, a 20 anni, a 30 anni, le schiene possono andare sempre più incontro ad usure. Questo ovviamente è normale, quindi una disidratazione dei dischi, per esempio, quello è normale. Però non vuol dire che questa condizione provochi mal di schiena. Noi siamo portati, tra virgolette, a rassegnarci che con l'età, allora noi per forza dobbiamo stare male. Non è assolutissimamente così. Il nostro corpo è una macchina perfetta, ovviamente più si va avanti con l'età il corpo risponderà meno rispetto a una persona 20 anni più giovane, ma questo non vuol dire che il corpo non risponda. L'unica cosa è che molte volte ci muoviamo troppo tardi, quindi dobbiamo mandare un messaggio di prevenzione molto molto importante verso le persone. E con questo decimo falso mito abbiamo finalmente fatto un bel quadro della situazione, quindi esatto. Sviscerando il problema abbiamo anche capito meglio, speriamo di avervi delucidato un pochettino su quello che realmente è il mal di schiena e su come possiamo fare per risolverlo. Ancora comunque la risoluzione reale del problema non ci siamo arrivati, cioè la soluzione non l'abbiamo ancora detta, perché c'è, contrariamente a quello che si possa pensare. Io interromperei un secondo prima di arrivare alla fase finale della puntata con una bellissima domanda. C'è un pochettino di testo da leggere, però facciamo subito. Vai, mi scrive, non so bene, grazie da Francesco, mi scrive, quindi signor Francesco, intanto vi volevo ringraziare per quello che volete fare attraverso la televisione, quindi anche noi ringraziamo dall'altra parte, ci fa in bocca al lupo e ci spiega. Credi. Ho 60 anni ed abitualmente cammino da almeno 30 anni, cammino nel senso che 6 mattine su 7 per 6 km minimo, con un'unica sosta di 5 minuti a metà del percorso cammino. Però poi il resto della giornata sono dietro una scrivania oppure in una poltrona quando sono a casa. A periodi mi sento la fitta del mal di schiena, quando mi rialzo mi muovo lentamente. L'umidità, forse l'alimentazione, incide? Quindi ci chiede se l'umidità e l'alimentazione incidono sul mal di schiena. Poi ci chiede quale cibo eventualmente può aiutare e ci chiede se basta oppure no limitarsi a una camminata. Innanzitutto grazie Francesco, una domanda super articolata, super articolata. Cerchiamo di rispondere e farlo in maniera esaustiva e non troppo lunga. Innanzitutto complimenti che, come abbiamo detto prima, a 60 anni ti tieni in forma facendo delle camminate. Hai sviscerato un problema molto pratico. Cammini, ma il giorno poi hai input negativi. Perché? Perché fai un lavoro sedentario. Quindi noi quotidianamente riceviamo input negativi. Purtroppo, nella maggior parte dei lavori riceviamo input negativi. Stiamo a sedere, stiamo rilassati, stiamo al PC così avanti, oppure facciamo i muratori, i piastrellisti, quello che è. Input negativi. Quindi per forza siamo costretti a combatterli con input positivi, quindi con il movimento. Sicuramente il camminare è un'attività che ha tantissimi benefici dal punto di vista mentale, dal punto di vista cardiovascolare. Non è magari l'attività prettamente che può aiutare in maniera selettiva quella che può essere un rinforzo della schiena, perché bisognerebbe migliorare da prima la mobilità e poi avere un rinforzo. Però comunque ottimo quello che stai facendo. Se volessi avere un ulteriore giovamento, sicuramente lavorare su queste due situazioni può essere la soluzione. Per quanto riguarda l'alimentazione, ci sono dei cibi che infiammano maggiormente e dei cibi che infiammano meno, sicuramente incidono in una parte, sono sempre degli input positivi che possiamo dare al corpo, quindi mangiare in maniera salutare o meno,
ma nella casistica del mal di schiena incidono poco, se non per quanto riguarda prettamente il sovrappeso. Quindi se uno mangia troppo, quindi sovrappeso, più ovviamente portato ad avere mal di schiena. Non mi ricordo se ha detto un'altra cosa oltre l'alimentazione. Ci parlava dell'umidità, se l'umidità incide nel quantitativo del dolore e nel dolore che sente. L'umidità può incidere, come tutte le cose, magari nel cambio di tempo, anche con un cambio di pressione, se ci sono persone che hanno avuto operazioni si può sentire. Però anche qua quello che fa la differenza in queste situazioni non è tanto l'umidità o l'alimentazione, ma è quanto il nostro corpo sta in salute, è normopeso, è forte fisicamente. Quindi grazie per la domanda. Grazie mille, Francesco. Speriamo di essere stati esaustivi. Comunque tengo tantissimo a dire che, finita la puntata, ci fermeremo un secondo e cercheremo di rispondere almeno nel privato su WhatsApp a tutte le persone che ci stanno scrivendo in questo momento. Daremo anche la guida pratica. Esatto, invieremo a tutti la guida. Francesco ci ha chiesto da poter fare anche al lavoro, che comunque è uno strumento molto utile. Chiaramente non possiamo però rispondere a tutti, Miki, quindi andiamo avanti un pochettino con la nostra scaletta, abbiamo adesso preparato per voi un paio di video utili da farvi vedere, che probabilmente sono anche importanti per rispondere a molte domande che ci sono arrivate, quindi rimaniamo un attimo connessi per vedere questi due video che vi abbiamo preparato. Esattamente, richiamano per l'appunto quello che ha detto Francesco. Se io sto al lavoro, adesso il video è molto simpatico, diciamo, se io sto al lavoro e quindi devo stare per forza molte ore al computer, come faccio? Sicuramente quella che è il consiglio è di muoversi il più possibile durante il lavoro. Come detto precedentemente, non c'è una postura ideale per stare al lavoro, l'importante è modificarla il più spesso possibile. Quindi in questa piccola routine di esercizi che adesso vi mostriamo, ci sono degli esercizi sia di mobilità che potete fare, come in questo caso in antiversione e retroversione del bacino, che è utile anche per la signora o signore, non mi ricordo, che ci ha scritto precedentemente, ma il consiglio è proprio quello. Questi video al termine della puntata sono video presi dagli esercizi dell'allenamento, della routine che abbiamo preparato per voi, desk routine. Questo è un piccolo esercizio molto comodo da poter fare, posizionando un piede sopra il ginocchio e spingendo il ginocchio contro la mano e successivamente portando il busto in avanti, dove si va ad allungare il muscolo piriforme, che è un muscolo che è spesso implicato nelle lomboscialgie, proprio perché il nervo sciatico va a passare o all'interno o sotto i fasci del ventre piriforme. In questo caso ci sono una classica mobilità per spalle e scapole, molto molto semplice. Come vedete sono esercizi che chiunque può fare, e dedicando quei 5 minuti al giorno al lavoro si può trovare una piccola soluzione. Qui si ha un allungamento in flessione laterale, quindi si va ad allungare quello che è il quadrato dei lombi, quello che è il gran dorsale, e ancora ne vedrete successivamente altri, sempre delle mobilità in rotazione. Tutti questi li potrete avere scrivendoci semplicemente al numero sovrimpressione, vi manderemo la guida pratica, e uno degli obiettivi di questo programma, Tommy, è proprio quello di educare, dare degli strumenti pratici alle persone che possono ritrovare e con cui posso ritrovare giovamento. Qua troviamo l'allungamento dello psoas, posizionando un piede sopra una sedia, molto molto facile. Sì, dai, speriamo anche che questi video che abbiamo creato siano d'aiuto veramente a casa, e speriamo che siano stati d'aiuto anche per le persone che ci stanno scrivendo, per capire quello che intanto possono provare. Io già vedo da casa nelle sedie provare a fare alcuni di questi esercizi, e speriamo che veramente state provando, perché fanno veramente bene a tutti, quindi sia ai più grandi che ai più piccoli, di qualsiasi età e a qualsiasi tipologia di problema si abbia, anche senza problemi è importante fare questi esercizi a casa, nella propria routine. Più riusciamo a rimanere in movimento e più chiaramente si sta in salute. Quindi direi di proseguire con la puntata e andiamo finalmente a una conclusione. Andiamo alla conclusione del succo, quindi cosa fare
se abbiamo mal di schiena, soprattutto se abbiamo un mal di schiena cronico, quindi che dura da più di 3 mesi, che ce l'abbiamo sempre lì, che ogni tanto ritorna. Innanzitutto quello che speriamo che sia passato è quello di un nuovo mindset, quindi di una nuova mentalità che riguarda per l'appunto la problematica del mal di schiena, che è una cosa che va approcciata e va approcciata in maniera attiva e non solo quando mi arriva il sintomo, perché quando mi arriva il sintomo abbiamo visto che è sempre più difficile, ma va approcciata a 360 gradi, quindi ogni situazione bisogna andare a ridare mobilità al corpo, in questo caso al tratto lombare, alle anche, quindi andare a vedere un po' tutto il corpo e soprattutto rendere forte, come ci ha fatto vedere Tommy precedentemente, in tutta la muscolatura del nucleo centrale del corpo, la muscolatura dei glutei, la muscolatura della schiena. Quindi un approccio multifattoriale, come la causa dei mal di schiena, sicuramente è l'unica arma che abbiamo sia per stare bene e prevenire il mal di schiena e soprattutto per l'80% delle persone che ne hanno già avuto uno, per non andare incontro a recidive, che poi è quello che è l'obiettivo di stare ovviamente in salute. Assolutamente. Io interrompo con Florisa che ci scrive: ho problemi con la schiena da anni, ma ho fatto vita sedentaria anche da anni, comunque ho varie ernie e non solo. Gradirei pertanto ricevere la vostra guida, vi ringrazio per i consigli e per questo spazio. Ecco, questo è un messaggio che ho letto proprio per ultimo, perché è una degnissima conclusione di questa che è stata la nostra prima puntata. Il nostro obiettivo è proprio questo, è quello di cercare di darvi i giusti consigli e soprattutto di divulgare la cultura del benessere e anche la cultura del proprio fisico e del proprio corpo, perché l'unico vero grande problema è che c'è una tantissima ignoranza in termini anatomici e fisiologici, come è normale che sia, perché non siamo tutti medici, dottori, ortopedici, però è importante essere anche un pochettino i terapisti di se stessi, perché conoscere il proprio corpo, conoscere come funziona il proprio corpo è fondamentale per capire qual è il problema e spesso e volentieri anche per non allarmarsi. Quello che vi invitiamo sempre da adesso in avanti in ogni puntata è che questo spunto che noi diamo e questo nostro intento sia quello di rivolgersi sempre a un professionista qualificato, a un medico, a un personal trainer qualificato, a un fisioterapista qualificato prima di iniziare qualsiasi tipologia di percorso. Noi rimarremo sempre comunque a disposizione di chi vorrà, infatti il nostro numero ce l'avete proprio qua, a disposizione, potete scriverci quando volete, in qualsiasi momento, cercheremo di rispondervi nel minor tempo possibile, anche quando siamo in puntata, ma anche nella nostra quotidianità, durante la nostra vita lavorativa. Quindi ci teniamo nuovamente a ringraziare tutte le persone che ci stanno scrivendo e che ci stanno sostenendo, e io penso di ringraziare tanto questo spazio che Fanno TV ci ha concesso. Michi, che ne dici? Assolutamente sì, spero che la puntata sia piaciuta. Se avete anche input e spunti per argomentazioni specifiche che vorreste che noi trattassimo nel corso della puntata, esatto, mandateci pure un messaggio. Noi siamo arrivati al termine, vi ricordiamo che avete la possibilità di vincere un 20% di sconto ad Estetica Cinzia nel quiz che andremo a dare tra poco. Il vincitore verrà svelato la prossima settimana ed inoltre avrete anche la possibilità di avere una valutazione gratuita sulla casistica della puntata. In questo caso ovviamente si parla di mal di schiena, quindi per chi vorrà, Tommy, avranno anche la possibilità di avere una valutazione. Assolutamente, cercheremo di rispondere a tutti come vi dicevo poco fa. Adesso è giunta finalmente l'ora del nostro quizzone, quindi se dalla grafica, dalla regia ci mandano la grafica del quiz, lo leggiamo insieme. Ricordiamo, Tommy, un secondo, che per chi vuole la guida gratuita, ovviamente non sapendo chi ci scrive, scriveteci nome e cognome e noi ve la mandiamo assolutamente direttamente, sì, assolutamente sì, per messaggio. Allora, leggiamo quindi questo primo quiz. Come possiamo risolvere in maniera definitiva il problema del mal di schiena? A. Sedentarietà e meno movimento possibile. Oppure B. Antinfiammatori ogni volta che si presenta il sintomo. C. Paura e ansia. D. Rieducazione al movimento ed esercizio terapeutico. Ovviamente
avete una settimana per rispondere correttamente a questo quiz, che ve l'abbiamo fatto veramente semplicissimo. Siamo stati buoni, sarà molto facile rispondere nel modo giusto. La prima persona che ci manderà il messaggio con la risposta corretta del quiz riceverà il 20% di sconto da Estetica Cinzia per un trattamento a scelta, appunto, delle ragazze che lavorano all'interno del centro, e riceverà anche una consulenza gratuita con me e Michele inerente al problema oppure alla propria salute fisica. Quindi, detto questo, ringraziamo nuovamente e vi lasciamo in attesa della prossima puntata della prossima settimana. Non vi svegliamo ancora, non svegliamo niente. Lasciamo un po' di sospense. Il prossimo problema, la prossima tematica ve la sveleremo nei giorni successivi. Anzi, vediamo se corrisponde a quella che ci propongono esatto. nelle loro esigenze. Vediamo se anche gli spunti che ci state dando da casa corrispondono con più o meno i piani che ci siamo fatti. Quindi vi ringraziamo ancora da Tommaso e da Michele, e ci vediamo il prossimo venerdì ancora in diretta su Fano TV. Ciao, ciao, ciao a tutti. A tutti.